Allora, cosa facciamo oggi? Siccome quest'anno, finora comunque, mi sono state cancellate, disdette ogni manifestazione, ogni camminata organizzata, allora me la faccio per conto mio. Infatti porto la maglietta dell'Etrusca Marathon, alla quale già partecipo da 2 anni. Ho fatto anche un video a riguardo, vi metto la scheda qua in alto. È una camminata nel mio paese, sono 20 km il tratto lungo e oggi proviamo a rifarlo. Ovviamente non ho l'assistenza, quindi mi sono portato uno zaino con qualcosa da mangiare e da bere. E vi dico subito che l'Alta Tuscia ha tantissimo da offrire a livello paesaggistico, questo ancora non è niente, fidatevi. Signore e signori, la patata. Dove andiamo? Ok, ho sbagliato strada. Vedete? Non capita soltanto durante il cammino, basta veramente poco. In lontananza del paese. Ok, io non credo neanche sia questa la strada, però facciamola per un pezzetto, via. Proviamoci. E il fatto è che non ho buona memoria e comunque questi sentieri sono tutti uguali, non è che sono scritti, segnati, su Google Maps neanche compaiono. Non so quanto riuscite a vedere il lago, prendo il cellulare. Ok, già meglio. Dico, forse potrebbe essere, guardate qui, ho trovato un bello scorcio. Ah, un ciliegio. Un albero molto vecchio, non ne ha infatti molte, e quelle più belle sono lassù, ovviamente. Voglio fare una foto. No, no. Potrebbe anche essere, perché ricordo questo scapicollatoio, voi non lo notate, non potete percepire la discesa, però è abbastanza ripido. È da lì che siamo arrivati, sì, è questa la strada. Ora si passa un pochino sotto al paese e si va verso il lago, dai. E si passa anche davanti a delle tombe etrusche, grotte di Castro, non a caso grotte, e il più delle volte infatti sono delle tombe etrusche, come vedete qui. La maggior parte delle tombe etrusche vengono utilizzate come cantine o come rimesse per i mezzi agricoli. Come hai notato? Ci sarebbero anche dei cartelli, ma non si legge. Comunque sono di nuovo uscito dal sentiero giusto. Vado verso il lago usando questo, perché non mi ricordo per dove si passava. Forse ho capito dove sono. Sì, forse ho capito. Ma non era questa la strada che volevo fare. Siamo arrivati alla strada del lago. Ok, e devo fare anche un pezzetto di strada. Questa è una strada un po' maledetta. Ok, però io questa cosa, San Giovanni in Val di Lago, non la conosco, quindi la andiamo a vedere insieme. È laggiù, quella costruzione là. Vediamo se è aperta. Sembrerà strano, ragazzi, è la prima volta che vedo questa struttura. Cioè, non conoscevo l'esistenza di questa struttura. Interessante, ovviamente trattata, tenuta da cani, ma questo non mi sorprende, nel Lazio.
da dei roghi. Mannaggia, è chiusa, vabbè, c'era da aspettarselo, eh. A 40 anni l'ho scoperto. Allora, siamo di nuovo qui al cartello, vediamo se dice in lingua italiana corretta, tra 1563 e 1590, sui resti dell'antica chiesa già dedicata a San Giovanni Battista. Interessante, molto interessante, vedete, si scoprono cose nuove, camminando. Ah, guardate che mortorio, questa è la spiaggia di San Lorenzo Nuovo. Ok, è 1:30, sono qui nella spiaggia di San Lorenzo, credo che mi fermo e mi faccio qualcosa da mangiare. Oggi ho preso la borraccia termica di questa marca, se ce la faccio metto il link nella descrizione del video. Sono 2 ore che cammino e ancora fresca, ottima. Ci vuole più del previsto, ma il tempo ce l'abbiamo. Che spettacolo, ragazzi. Gli ultimi minuti li facciamo cuocere senza fiamma, almeno risparmiamo un po' di gas. E buon appetito a me. Con 2 porzioni. Non male, buono. Sì, neanche 2 euro costa, l'ho preso all'MD. Ok, allora facciamo ripartire l'orologio. Perfetto. E si continua. Il lago di Bolsena. E questa è la spiaggia di Grotte di Castro, divisa da questo ponte, San Lorenzo e Grotte di Castro. Che dite, lo prendiamo un caffettino, un gelatino? Ci starebbe, meglio sto gelatino. Ah, ci sarebbero anche i bagni, però mi sa che nella natura è più bello, no? E lasciamo la spiaggia di Grotte di Castro, andiamo verso il paese da qui. Guardate, bello, questo mulino è stato risistemato qualche anno fa, mulino del Borghetto, e questo è un frantoio, funziona. Si vede che non ci passa più nessuno qui, Ma ciao ciliegine! Boh, sto andando a naso, A naso, non con naso. Ciao Ale. Ok, cavolo, io ci provo ad andare a naso, ma 3 opzioni, non 2, 3. Proviamo questa, proviamo quella piuttosto, la salita, qui c'è. Alla necropoli si va, proviamoci, dai. Ora non credo che possa entrare perché è una proprietà privata, ma guardate che cosa bella. Io non ci sono mai stato. Sta facendo veramente caldo, il problema di questo cappello, che conoscerete, no? Perché ci ho fatto i cammini, è che non copre le orecchie e quindi già mi sento le orecchie andare in fiamme, ma manca poco. E ci sono questi nuvoloni che promettono male. Non so esattamente dove sono, Google Maps di nuovo mi ha abbandonato, qui non ci sono sentieri, ma è un posto veramente bello, c'è una pace quasi surreale. Abbiamo già fatto 16,6 km e ora incominciano a preoccuparmi queste nuvole, non vorrei ci fosse un temporale estivo. Non trovo lo sbocco per ricongiungermi a un altro sentiero. Qui no, di certo. Forse devo tornare indietro, perché là ci sono dei campi che potrei attraversare, ma mi tocca tornare indietro. E niente, di nuovo sbagliato. Mi tocca fare un bel pezzo indietro e prendere la statale a questo punto perché temo il temporale. Quindi ripassiamo avanti a quel necropoli, cos'era, e prendiamo la strada normale. Peccato.
E guardate ragazzi, come ama questo paese la patata, non ce n'è un altro. Siamo proprio amanti della patata. Evviva la patata! Ok, siamo quasi arrivati, si vede il paese vecchio e come ogni circuito che si rispetta, perché fondamentalmente abbiamo fatto un circuito, e gli ultimi metri sono in salita. Ora qui si vede poco, ma dobbiamo salire queste mura, dobbiamo salire le mura del paese fino ad arrivare qua sopra. Ed eccoci arrivati al centro storico. Ok, e qui nel centro storico si può acquistare un appartamento con veramente poco. Si sta spopolando il paese, quindi i prezzi si sono abbassati. Ciao cagnolino! Ok, e sono quasi arrivato, quindi ora stacco e ci vediamo a casa. Ok ragazzi, 22 km fatti, vi metto adesso il percorso che ho fatto grazie a questa applicazione. Come vedete in più punti sono tornato indietro, ho sbagliato strada, può capitare ma fa parte del gioco. Bellissima uscita, spero di farne altre nelle prossime settimane. Se vi è piaciuto questo video ragazzi mettetemi un pollice in su, se avete delle domande, delle curiosità scrivetemelo sotto nei commenti, tutta l'attrezzatura che vi ho fatto vedere ve la metto nella descrizione del video. Vi lascio un altro video sulla sinistra, al centro c'è il tasto per iscrivervi al canale e sulla destra il link dei miei social, ma trovate tutto nella descrizione del video. Vi ringrazio per la visione, a presto e ciao!